Buonasera a tutti, mi sono accorto già di aver parlato con il microfono spento. Ben arrivati al sesto incontro dei live di Fattor Comune, dopo i news. E attenzione ai microfoni, sento qualche microfono aperto, ma Gianluca, il tuo è il microfono, quindi ti saluto già. Bene, ciao, buonasera a tutti, benvenuti. Oggi sono le 5 del 5 maggio, veramente data precisa, non è, siamo nel 2020 ovviamente, ma va bene, non si può avere tutto. Nel frattempo che io sistemo tutte queste finestre, e vi ricordo che è un meeting durante il quale tutti possono e possiamo intervenire, anzi dobbiamo intervenire. E leggo le chat, ciao Orietta, ciao Antonella, Ivan e Tommaso. Le domande le potete tranquillamente scrivere lì e le raccogliamo e poi le poniamo al nostro ospite di oggi, che in verità c'è una sorpresa perché non è solo un ospite, ma sono più ospiti e abbiamo una storia. Ci racconteranno un po' una storia, non anticipo ancora niente. Il secondo modo per intervenire che preferiremmo è quello di alzare la mano, c'è una funzione che si chiama Raise Your Hand, in basso a destra dove ci sono i puntini, dove c'è yes, no, eccetera, si può cliccare su Raise Your Hand e quindi se alzate la mano, io quando è possibile interrompo chi parla e gli pongo la domanda che magari farete voi direttamente ancora meglio. E prima di tutto oggi voglio ringraziare veramente le tante persone che stanno dietro a questo programma, salotto, live, chiamiamolo come vogliamo, perché adesso qua ci vediamo io e Gianluca principalmente, ma dietro ci sono altre persone che ci stanno lavorando. Di Fattor Comune, Gianluca, perché Fattor Comune? Perché i live di Fattor Comune? Ti passo subito la parola. Sì, hai detto bene, ci sono tante persone, che sono tante persone che compongono questa comunità, ok? Questa community, che è una community fatta di circa 70 professionisti, 8 aziende e altri partner esterni. E fondamentalmente collaboriamo e condividiamo esperienze, abbiamo messo bene a punto a Fattor Comune, il nostro nome è venuto proprio dopo aver iniziato questo percorso, proprio perché abbiamo deciso di mettere a Fattor Comune risorse, iniziative, esperienze e condivisione delle esperienze, delle conoscenze. E siamo desiderosi di innovare, siamo desiderosi di innovare ascoltando, ponendoci domande e facendole insieme. E in questo momento chiaramente ci siamo trovati a vivere anche la difficoltà insieme di questo periodo di quarantena, e così abbiamo in questi ragionamenti abbiamo ideato questo modello, questo live che vuole essere proprio una condivisione di conoscenza, perché pensiamo che ci faccia crescere a tutti. Ed effettivamente dopo queste puntate anch'io mi sono preso tanti appunti, ho cominciato ad intervenire, a porre dei cambiamenti al mio modello. Perché questo percorso è composto da due, diciamo, argomenti, due tipologie. Una parte è più ispirazionale, dove intervengono degli ospiti che ci aiutano a pensare al futuro, a questo nuovo normale o a questo futuro che nessuno sa com'è, ok? Per poterlo affrontare al meglio e far sì che diventino opportunità e non problematiche le cose che ci troviamo di fronte. L'altro, come quello di oggi, sono spunti concreti e case study piuttosto che interrogativi su quello che quotidianamente ognuno di noi, cioè persona, professionista o imprenditore, ok, può trarre da un'esperienza, da una cosa come ascolteremo oggi, per poi magari calarsela nella propria realtà. Quindi questo insieme ha fatto sì che tante presenze, tante condivisioni in questi giorni, ci stiamo aprendo, questa comunità sta crescendo, ci fa molto piacere perché cresciamo insieme. Sì, cresciamo e vedo con piacere che siamo tanti anche oggi, perché nonostante insomma, ci dicano che possiamo uscire, siete in tanti a star qui con noi, però il tempo è prezioso e vedete che oggi abbiamo cominciato puntuale e continueremo sempre così puntuale alle 17. Ricordo di nuovo, intervenite, fate domande perché metà del programma lo fanno le persone, abbiamo scelto il meeting proprio per questo, ma oggi in particolare, ieri abbiamo parlato di WhatsApp Business, quindi di come integrare nella propria attività WhatsApp Business, come diceva Gianluca, e invece in altri incontri, come domani alle 6 con Jose ed Alessandro, parleremo più della visione del futuro, di cosa ci aspetta. Oggi parleremo più delle attività locali, di come possono sfruttare, trasformare in opportunità i problemi, ovviamente, che stiamo tutti avendo, e lo facciamo con Giuseppe Gagliano, che è
non introduciamo come sempre, nel senso non introduciamo nessun ospite, ma in chat tra un pochino metteremo magari link, email e account di LinkedIn, quindi possiamo, a parte questo, dopo questi 40 minuti di oggi, potete continuare a dialogare con tutte le persone presenti. E quindi Giuseppe, io ti passerei la parola subito con una domanda, cioè, come le riabilitiamo le attività locali con la situazione attuale, con il Covid, perché anche se possiamo uscire, immagino come tutti, che insomma, non è che aspettiamo, non vedevamo l'ora di andare al ristorante o in una fiera con altre migliaia di persone. Bella domanda, anche se prima di rispondere a questa domanda, che cercheremo di farlo in questo breve percorso, volevo fare un inciso, che oggi è il 5 maggio e sono le 5. Ma no, che quindi mi ricorda il 555, no? La famosa bizzona di mitica, Nino Baffi, la mitica bizzona di Nino Baffi. Non parleremo di calcio, anche se le attività sportive adesso pian piano ripartiranno, no? Okay. E, allora, no, anche perché tu sei sabaudo, io ero romano, quindi temo che non... Andiamo oltre. Allora, adesso io proietterò, utilizzerò delle immagini, ok, per introdurre questo tema qua, no? Perché adesso datemi giusto un secondo, e ultimamente, spero che sia tutto visibile, ultimamente in questi... È tutto visibile, se vuoi fare... Ecco, perfetto. Ok, in queste tavoli virtuali e nei webinar ultimamente utilizzo questa slide iniziale, queste due immagini, e faccio sempre una domanda e chiedo cortesemente a tutti, chi ne ha voglia, di rispondere a questa domanda di base. Che differenza c'è tra un incrocio con semaforo ed una rotonda? Pensate liberamente, pensate liberamente, può rispondere in chat, può rispondere sul suo quaderno, al suo interno. Ecco, è una domanda che mi pongo e che genera sempre una conversazione. E il percorso poi ci riporterà forse a riuscire a trovare una risposta, a trovare tante risposte, no, a questa domanda iniziale. Ok? Allora, la prima parte... Quindi adesso io vi lascio un attimo ancora qualche secondo queste immagini. Antonella scrive obbligo scelta. Questa è proprio una di quelle. Nel frattempo io procedo, ok? E Edoardo, scusa, ti parlo sopra ogni tanto, Giuseppe. Edoardo dice il semaforo impone uno stop obbligato, la rotonda no. Fluidifica con una scelta. Francesco dice discontinuità, continuità. Tommaso, partecipazione in posizione. E direi che è tutto perfetto, no? E poi ne verranno fuori altre, sono sicurissimo, perché questo ci introduce il tema, ok? Il tema che, allora, parte da qui, questo è il mio mantra, no? Anni fa, camminando tra le vie di Palermo, in un quartiere in fase di riorganizzazione, trovo questa insegna che dice bisogna trascorrere più tempo con le persone che sanno fare le cose. È un mantra per me, no? E tant'è che grazie a questo mantra poi ho fatto tutta una serie di conoscenze, poi ho trovato delle persone simpaticissime che si sono aggregate, fanno fattor comune, fattor innovazione. Ecco, succede. Ecco, però bisogna, ok. E grazie a questo mantra quindi scopro le attività. Scopro persone che sanno fare le cose, scopro artigiani, scopro amanti della tecnologia, scopro ricercatori e panettieri, insomma si scopre di tutto, bellissimo. Per entrare sempre di più nel tema della giornata, che quindi è come riabilitare le attività locali, io faccio un passaggio perché secondo me è fondamentale. Oggi in questo new normal si sta parlando tanto del concetto della bisogna avere un approccio sistemico, perché abbiamo a che fare con una realtà complessa ed è un bene che finalmente si parli di questo, no? Allora qui riporto proprio pedissequamente delle slide, degli snapshot che ho preso durante una conferenza del professor De Toni, che è un esperto di complessità, nonché è stato rettore all'Università di Udine, quindi consiglio a chiunque di andare a vederlo se per caso non lo conoscete, che lui spiega molto bene il concetto di complessità, perché complesso e complicato sono due cose ben diverse. Allora, infatti porta l'esempio, no? L'esempio di un meccanismo, il motore di un'auto è complicato e per fortuna ci sono persone che sanno fare le cose e che con un buono schema, un data sheet, riescono a smontare e rimontare un motore.
Okay? Infatti è complicato, ma può essere spiegato, no? È come una cosa chiusa nelle sue pieghe. Altresì, invece, un qualcosa di complesso, e qui ho riportato una cellula, è un sistema, è un organismo, è complesso. L'approccio quindi deve essere sistemico, no? Non è soltanto complicato, un qualcosa che può essere facilmente spiegato. È un qualcosa di complesso, quindi va analizzato nella sua interezza. E infatti lui lo spiega bene, questo concetto qui, no? A un certo punto dice, vedete qui, guardate in alto, relazioni. Quando ho poche relazioni e ho poche variabili a sinistra, no? Poche variabili, ok? L'approccio risolutivo può essere di tipo analitico, perché è una condizione molto semplice, basta fare due conticini e risolvo il problema. Altresì, no, mi sposto un po' a destra, quando ho tantissime relazioni, no? Sempre in alto, tante relazioni, e ho tante variabili, ok, ho molte variabili, l'approccio diventa complesso. Tant'è che addirittura, se guardate in alto a destra, questa complessità può sfociare nel caos, no? Oggi siamo stati a un pelo dal caos, no? Questo Covid ha impattato su tutto il pianeta, ok, in una situazione pazzesca, e siamo stati veramente al limite del caos, ok? Ma per fortuna bisogna avere allora un approccio complesso, cioè provare a vedere le cose da tanti punti di vista. Cioè sostanzialmente è un po' questo, no? L'analizzare quello che ci succede da tanti punti di vista. La cosa bella, quindi analizzando questo da tanti punti di vista in una modalità quindi complessa, ok, che cosa possiamo vedere? Allora, qui fa un bel esempio, no? Il professor Dettoni dice, allora, a sinistra in basso abbiamo il mondo fisico che è disciplinato da regole, no? Cioè, da principi. Ok. Poi questo mondo fisico diventa qualcosa di più, diventa un mondo biologico, diventa vita. Allora, nella vita si nasce proprio l'istinto di sopravvivenza, no? Abbiamo visto, se ci pensiamo, il virus che cos'è, no? Un pezzo di RNA che sopravvive, si modifica, si innesta e continua a crescere, no? Cioè, c'è un istinto di sopravvivenza. E finalmente arriviamo al mondo sociale. La distanza fisica che abbiamo in questi giorni in realtà non ci sta limitando oggi, no? Abbiamo una socialità. Cioè, oggi fattor comune crea socialità. Quindi abbiamo un mondo sociale. Il mondo sociale che cosa ha? Ha libertà di scelta, ha la libertà di stare intorno a un tavolo, a discutere, a confrontarsi, ok? Questo, secondo me, è un elemento molto importante per cercare di capire come far vivere le nostre attività locali, quindi proprio in una modalità sistemica. Allora vedi che sempre di più diventa, il pensiero deve essere bene, ma tra noi, quindi come ci relazioniamo, ok? Quindi, e ancora torno al semaforo, alla rotonda, no? Che scelte facciamo? Come ci comportiamo, ok? Quando abbiamo la possibilità di scegliere, questo è il punto. Ed è questo l'approccio che secondo me è importante riuscire ad avere adesso più che mai, no? Allora, cosa ci sta succedendo? Ormai da anni siamo buttati in un mondo che chiamiamo digitale, no? Quindi da una parte abbiamo una nostra identità fisica, poi esiste uno spezzatino di noi stessi, ok? Che vive sul mondo digitale. C'è un pezzo di noi su Facebook, c'è un pezzo di noi su Instagram, c'è un pezzo di noi nelle mail, c'è un pezzo di noi su WhatsApp e così via, no? C'è un pezzo di noi che costituisce un nuovo noi, ok? Ed è fondamentale averne coscienza e consapevolezza. Perché è importante averne consapevolezza? Perché ancora una volta, quando c'è un impatto così importante come quello che è avvenuto, ok? Come quello che stiamo vivendo, questo impatto però che ci distanzia fisicamente, che ci costringe a tenere giù le saracinesche delle nostre botteghe, delle nostre fabbriche, dei nostri luoghi di lavoro, in realtà noi abbiamo un'identità digitale che vive sempre comunque, ok? E allora, e questo forse è quel pezzettino di educazione che negli ultimi 10 anni specialmente non è pervaso in noi, cioè tutti i giorni utilizziamo tecnologia, utilizziamo strumenti, viviamo nel digitale, ma poi quando abbiamo un impatto di questo tipo non siamo pronti, non siamo stati ancora pronti a utilizzare il digitale, utilizzare le tecnologie per tenere la saracinesca aperta, no? Questo è un po' quello che succede. Ma qui un punto di importanza, non so se conoscete questo signore qui, che forse è con noi. Dai, Beppe Carrella, lo dico io, dai, come no. Beppe Carrella, che durante le sue conferenze dice, appunto, non reinventiamo la ruota rotonda, ovviamente, no?
E questo è un messaggio che va al di là proprio della battuta. Perché che cosa succede? Allora, abbiamo detto che dobbiamo avere, è importante avere una visione complessa, una visione sistemica di un sistema che è complesso. Abbiamo la possibilità come società di scegliere, di intraprendere un percorso comune, che in questo momento ci sta chiedendo proprio di fare squadra, di fare sinergia, di stare insieme, no? E fattor comune sta facendo quello, ok? Ma attenzione, ognuno di noi porta una storia, porta una competenza. Le aziende portano competenza, la microimpresa tanta competenza, ok? La microimpresa insieme costituisce un tesoro, una ricchezza di competenza. E allora è lì che nella rinascita, che nella nuova new normal, è importante avere questa consapevolezza qui, che ci sono persone che probabilmente sanno fare le cose e sono complementari a quello che so fare io. E allora è lì che nasce questa sinergia, è lì che nasce il successo, è lì che nasce la possibilità di costruire rete, di fare squadra, di lavorare insieme, dove ognuno, nel rispetto della propria identità, nel rispetto delle proprie capacità, nel rispetto dei propri modelli di business, continua a poter tenere la saracinesca aperta. Adesso, quindi, questo è importante, notate che ci torno di nuovo, no? Cioè, rincaro la dose dicendo, ecco, l'effetto Dunning-Kruger, okay? Interessantissimo, perché quando poi si parte per questa impresa, no? Mi ricordo, molto spesso capita, persino anche a me, a un certo punto, cavolo, mi piace cucinare, voglio cucinare, oh, sono un cuoco, ma che ci vorrà mai a fare il cuoco? Okay. E poi a un certo punto arriva il digitale, ma che cavolate, due cavolate, WhatsApp tutto il giorno, no? Attenzione. La percezione non è detto che sia verità, no? Ed è quello che un po' succede all'inizio, no? Abbiamo poche esperienze, urco, ho capito tutto, sono un drago, ce la faccio. E poi pian piano, no, c'è la curva, la Dead Valley che si presenta, dai, comincia a avere un senso, sto incominciando a capire realmente. Ad un certo punto si dice, cavolo, questa cosa qui non è facile da fare. Ho bisogno di farla con qualcuno, ok? Ecco, questo è un po' tutto il passaggio che mi porta, no, ad aprire la possibilità di raccontare una storia vera che è la storia vera che sempre di più oggi, questa è un'immagine di un brand che tra l'altro non mi ricordo, che fa questo tipo di pubblicità, non mi ricordo, comunque think global, cioè testa globale. Globale, quindi mondo complesso, globalia, sistema estremamente complesso. Perché complesso? Perché tante interazioni. Il digitale, la tecnologia ci porta a essere connessi. Quindi abbiamo tante interazioni, tante relazioni e tante variabili. Quindi pensiamola così, pensiamola globalmente, perché tutto ciò che noi facciamo, no, è il famoso battito d'ali, il battito d'ali della farfalla che genera uno storm dall'altra parte del pianeta. Quindi pensiamola globalmente, agiamo localmente, perché possiamo fare molto, no? E quindi, Diego, io non so se tu mi hai detto che c'era una sorpresa oggi, che avevamo a che fare con qualcuno che ci può raccontare una storia reale e capire come questo inizio di percorso è diventato, può essere realtà, e come si fa ad attuare questa visione qui. Esatto, intanto ti ringrazio perché come sempre dai degli spunti eccezionali, soprattutto la penultima slide, quella prima, non conoscevo quella curva, o meglio, la conoscevo per esperienza diretta, esatto, l'effetto Dunning-Kruger, ma penso che l'abbiamo vissuta tutti, no? In prima persona su qualsiasi tipo di esperienza. Dunque abbiamo con noi sia Federico Persico che Antonello Rais, come sempre non presentiamo di più, ma dopo in chat vi scriviamo link, email e contatto LinkedIn per approfondire. E non so a chi dei due passare prima la parola per entrare un po' più nella storia. Forse Antonello ci vuoi raccontare un caso pratico che hai vissuto e poi magari Federico sul come avete trovato una soluzione per rispondere alla problematica. Sì, allora buonasera a tutti. Sono molto contento di partecipare a questo mio primo incontro. Allora, vi racconto un po' la mia storia. Circa un anno fa, io sono un imprenditore, sino ad oggi mi occupavo di, diciamo, un ramo del mio business è il benessere, ma sono qui per raccontarvi la storia di Tabonu. Che cos'è Tabonu? Tabonu è un format di ristorazione incentrato principalmente sulla cucina sarda. Io sono nato a Lanusei, un paesino di 7.000 abitanti nell'Ogliastra,
terra del Culur Jones. Il Culur Jones, per chi non lo sapesse, è un raviolo di pasta fresca con all'interno delle patate, il formaggio e la menta. Vedo facce contente mentre parli, Antonello. Ricordano l'esperienza in Sardegna, evidentemente. Bene, sono molto contento. E circa un anno fa, mia mamma, guardandomi, mi vedeva triste. Io comunque manco dalla Sardegna da più di 20 anni, perché prima di diventare imprenditore ho comunque sempre lavorato nella ristorazione. Guardandomi, appunto, diceva: ma come mai sei così pensieroso? E io dicevo: perché per me la ristorazione è veramente come il primo amore, cioè non si scorda, e quindi sentivo quasi il bisogno di confrontarmi nuovamente con questa sfida, ma questa volta nei panni dell'imprenditore. Allora, appunto, parlando con lei, mi ricorda appunto le mie radici, la mia provenienza, e iniziamo a parlare del Culur Jones. Da lì parte la mia idea di provare a capire come aprire il primo Culur Jones bar d'Italia. Perché, diciamo, il punto 1 di atterraggio doveva essere la stazione centrale di Milano, con data di apertura il 6 aprile. E poi però, appunto, è arrivata questa, non so neanche, cioè, ok, un tempismo perfetto. Questo tornado, sì, infatti ho avuto un tempismo eccezionale. Però... che cosa, dopo sicuramente il primo momento di difficoltà e di scoraggiamento, perché un progetto che tu prepari per un anno, che tu prepari con diversi componenti, con diversi consulenti, e qua appunto io assolutamente mi trovo molto in linea con quello che prima diceva Giuseppe, cioè del fatto che ogni persona porta del valore aggiunto, assolutamente, e da soli non possiamo fare mai tutto. E appunto, fortunatamente, quando siamo andati ad anticipare l'idea con il business model, che qui vedete. Ho spento un microfono al volo, vai pure. Ok, che qui vedete. Sto provando a spegnere il microfono di Marcello. No, ok, dovremmo avercela fatta. Occhio, Marcello. Ok, siamo andati a provare a capire in totalità l'idea, cercando proprio di definirla con una strategia per non trovarci in difficoltà, cercando di anticipare tanti di quei problemi che un'attività, soprattutto una startup, in un mercato competitivo e difficile come quello della ristorazione, poteva incontrare. Sicuramente non potevo anticipare la pandemia nel mio pensiero, ma fortunatamente che cosa ho pensato? Ho pensato all'importanza della tecnologia. Quindi non sono andato a diventarmi niente, sono andato soltanto a cercare, indagare, confrontarmi con degli strumenti che potessero aiutarmi a superare anche questo momento qua. Ecco perché il 6 di aprile appunto è saltata la mia apertura, ma l'8 giugno aprirà Tabonu Digital, che si trasforma totalmente da un concetto di ristorante con servizio al tavolo, ma diventa molto più una piattaforma di delivery, di takeaway, perché noi potremmo assolutamente accogliere le persone, ma mi rendo conto quanto sarà difficile per appunto la scarsa fiducia, un po' di paure, un po' di ansia normale che si è venuta a creare. E quindi non sarà, andremo noi nelle case dei milanesi all'inizio, e poi speriamo appunto di allargarci. Per quanto riguarda il fattore tecnologia, io appunto ho collaborato con Federico,
E appunto, quindi posso... Cioè, okay. Lascio la parola. Provo a riassumere, quindi dalla criticità, cioè come dicevi, hai lavorato per un anno per inaugurare a aprile a Milano un Culurgiones bar, che già il nome è tutto già veramente mitico, fantastico, solo che si abbatte il Covid e quindi devi reagire e conosci Federico, quindi, o meglio, fai un business model canvas, il value proposition canvas che abbiamo visto prima, e Federico magari raccontaci come vi siete conosciuti, mi interessa anche quello, e poi qual è stata la soluzione che avete messo in piedi. Aggiungo anche che dopodomani, tra l'altro, approfondiremo molto il tema dell'e-commerce con Nicolò Forcellini e cercheremo di capire quali possono essere le piattaforme migliori da utilizzare a seconda delle esigenze. Federico. Sì. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Lasciatemi fare solo una brevissima introduzione perché anch'io condivido e mi è piaciuto molto quello che ha detto Giuseppe nei minuti iniziali. La tecnologia e il digitale, secondo me, funzionano e creano valore quando le persone credono nella tecnologia e nel digitale come uno strumento per valorizzare quelle che sono le loro idee, le loro capacità e il loro know-how. E allo stesso tempo, secondo me, la tecnologia deve capire che deve mettersi al servizio delle persone. Queste due caratteristiche si sono trovate tra di noi, tra la nostra realtà, tra Keyfood e Antonello. Ci siamo conosciuti grazie proprio all'amicizia in comune di Giuseppe, che conoscendo le rispettive realtà, conoscendo le idee di Antonello e quello che facevamo noi con Tracky Food, ci ha messo in contatto e ci siamo resi conto da subito che le visioni erano comuni e le rispettive competenze potevano creare un qualcosa davvero di innovativo, di digitale e di che valorizzasse comunque quelle che erano le idee iniziali di Antonello, quindi di portare il suo locale, la sua storia, la sua Sardegna in una realtà global, chiamiamola global, anche se parliamo di Milano, comunque portare proprio le sue radici. E come siamo intervenuti noi con il nostro servizio Tracky Food? Noi sviluppiamo tecnologia proprio cercando di metterla al servizio delle aziende e degli imprenditori ormai da parecchi anni. Con Tracky Food abbiamo cercato di capire, abbiamo studiato un sistema per mettere questa tecnologia, la tecnologia complessa, renderla facile a disposizione di quelle che sono le filiere alimentari, quindi vari attori delle filiere alimentari in un'ottica di tracciabilità e valorizzazione del prodotto. Anche qui non abbiamo inventato l'acqua calda, come riprendendo una citazione di Giuseppe, abbiamo preso quello che già c'era, quello che già doveva essere fatto, normative già presenti, e con la tecnologia le abbiamo rese facili e a disposizione appunto di tutta la filiera. Con Antonello, quindi, con la nostra soluzione si è andata a creare la prima, diciamo, versione del tabono digitale che proprio dava con semplicità ai consumatori, ai clienti del suo locale, quelle che erano le informazioni di tracciabilità, la valorizzazione dei propri prodotti che lui faceva arrivare direttamente alla Sardegna. In che modo avveniva questo? Banalmente con l'utilizzo della tecnologia da parte dei produttori, dei fornitori sardi dell'attività di Antonello, che utilizzavano un sistema per inserire questi dati, per gestirli, per certificarli, e poi la tecnologia in maniera semplice li metteva a disposizione del tabono del locale per dare visibilità di questa tracciabilità, di questo valore dei prodotti. Con la situazione che ha descritto Antonello, con lo scenario che è successo e che tutti conosciamo, abbiamo ragionato di nuovo come mettere la tecnologia a disposizione delle persone, delle loro competenze, e con quello che era già la base di questa piattaforma Tracky Food l'abbiamo declinata, dandogli anche appunto un aspetto, come dicevi tu, anticipavi prima, anche e-commerce. Quindi abbiamo creato un ulteriore, diciamo, ramo della nostra soluzione che già andava a controllare, a verificare tutto quello che era la filiera del prodotto, portandola fino al consumatore finale, con la possibilità di attraverso il tabono digitale, quindi
la scansione di un QR code, il collegamento a un sito internet, non solo verificare la provenienza dei prodotti di Antonello, ma anche poter ordinare direttamente i prodotti dal suo locale, con tutta una serie di altre funzionalità messe a disposizione proprio per, diciamo, anche dettate da questa emergenza. Con questo sistema Antonello non avrà neanche più bisogno dei menu, perché il suo menu sarà digitale all'interno del suo locale, quando potrà liberamente riaprirlo o dovrà riaprirlo con le restrizioni che conosciamo. Quindi abbiamo sempre cercato di lavorare sulla tecnologia, che è complessa, servono le competenze per farlo, ma è efficace se viene messa a disposizione in maniera semplice e fruibile da tutti. Come diceva sempre Giuseppe, ormai tutti quanti abbiamo un'anima digitale, tutti quanti sappiamo utilizzare il digitale, e il digitale ormai ha le capacità e le possibilità di essere semplice, è un vantaggio ormai per chiunque, non solo per il global, ma anche per il locale, per le piccole attività. Mi inserisco di nuovo, sono Giuseppe, perché la cosa che, secondo me, lo spunto importante qui qual è stato? Quello che si è voluto creare la bottega virtuale, in sostanza. Cioè, il concetto è stato: noi dobbiamo riabilitare. Quando è scoppiata questa pandemia, a un certo punto su WhatsApp sono nati gruppi di tutti i tipi, dove cercavi anche di avere il pane e fartelo portare a casa, no? Succede ancora adesso. Ecco, allora, in realtà non c'è bisogno neanche di quello. Esistono degli strumenti oggi, appunto, facendo questa rete tra le persone, tra le competenze, dove la bottega virtuale l'accendi in un attimo e ti consente di poter scegliere il tuo prodotto, portartela a casa, e poi soprattutto proprio perché è locale, ma non devo spedire un Culur Jones a New York oggi, devo magari dare il Culur Jones alla persona che abita nel condominio a 3 passi dal mio, ok? E allora tengo anche una logica di prossimità, cioè col digitale coltivo una relazione, gli offro il mio prodotto, no? Adesso adesso Federico non ci ha fatto vedere, non ci ha proiettato come appare, no? Questa estensione della tracciabilità della filiera, no? Con quella tracciabilità, fino a ieri la tracciabilità di filiera che offriva TrackyFood era quasi un nice to have per tutti noi. Cioè, noi potevamo sapere, con la scansione di un QR code sappiamo quale produttore di formaggio, con quale latte del suo gregge, che ha fatto quella toma di formaggio che è dentro il Culur Jones. È chiaro che è un nice to have, no? Oggi diventa mandatorio. Oggi diventa mandatorio sapere se quel cibo, come quell'allevamento è stato seguito, come quella coltivazione è stata curata, come è stata trasformata nella filiera, come ho trattato il cibo, ho usato i dispositivi di protezione individuale, quando ho trasferito, quindi quando ho spedito, la logistica era tracciata, ho mantenuto la temperatura, cioè questa roba qui esiste già. Cioè, lo dico con una certa enfasi, no? Perché questa pandemia, io lavorando nel mondo dell'ICT e del digital, cioè quando è scoppiata questa pandemia e ho visto che c'erano aziende che ahimè non avevano neanche i laptop da dare ai propri collaboratori, no? E mi sono chiesto, come mai? No, cioè, come mai 8 anni fa io da uno smartphone accedevo ad una piattaforma digitale e avevo un PC virtualizzato, un virtual desktop, no? E allora è per questo che dobbiamo fare molto, avere una visione sistemica, molto trasferire le esperienze, le conoscenze, no? Perché questa roba esiste già, cioè ed è facile farlo, ok? Questo è un concetto. E soprattutto è facile farlo con la logica del rispetto del mio ambiente, la mia realtà, ok? E se la mia realtà continuo ad avere la relazione con i miei clienti, ho una sala cinesca fisica chiusa, ma in realtà la mia bottega è sempre aperta, la mia bottega virtuale, ok? Non so, Diego, corretto, se volete... Sì, sì, corretto. Chiederei a Federico, nel frattempo vi dico una cosa, se vuole condividere lo schermo e farci vedere qualche minima schermata della soluzione. E è vero, Giuseppe, tanto occupandoci entrambi di ICT, software, eccetera, ed è vero anche, come dicevamo nei giorni scorsi, che l'innovazione non è tecnologica per forza. È chiaro che serve l'innovazione tecnologica, ma dopo che c'è stato un cambio culturale che Antonello ha approcciato subito, e i suoi clienti speriamo il prima possibile, chiaramente dall'incontro con Federico. Vai pure, Federico, stiamo vedendo... Perfetto. La domanda che volevo fare, intanto potete scrivere, potete fare domande, non vedo mani alzate, anche se devo aprire altre finestre, no? Ok, mi raccomando, prenotatevi o scrivete. La mia domanda è,
anche un po' di mirto si può avere, spero, finalmente, o no, forse è una licenza diversa quella, ma una battuta. No, no, ma assolutamente, assolutamente sì. Diciamo che l'idea è partita per... Tabonu è un locale principalmente sardo, ma è molto attento a, appunto, a nuove tendenze. Okay, okay. Se Federico, ad esempio, qua è già presente il menù estate. Vediamo le Seadas, sì. Quindi diciamo da un QR code e da un QR code o da un link pubblicato da una pagina social o comunque dai contatti di Tabonu si può atterrare su questa pagina, su questo sito che è la presentazione, la vetrina, la bottega virtuale di Tabonu, dove ovviamente c'è l'elenco di tutti i prodotti, quindi il menu, l'esposizione del menu, quei prezzi e tutto quanto, e andiamo a vedere come da una fruizione molto semplice della tecnologia, quindi la navigazione di un'app, di un sito in internet, si può, può la tecnologia dare il supporto che dicevamo. Ecco, per esempio, vediamo la tracciabilità, non so se c'è già in questa versione qui, però il controllo della tracciabilità, diciamo, è un qualcosa di diverso rispetto a un, passatemi, normale e-commerce. Vai pure. Esatto, qua è il mischiarsi delle due soluzioni. Adesso, se continuate a vedere, io sono andato sul dettaglio di un piatto, quindi io, utente, no, cliente, vado a scoprire... Cioè sì, no. Vediamo prezzo 11 euro con l'urgione di mamma. Non vedete più in giù. Sotto non lo vediamo, no. Comunque, raccontacelo. Sì, diciamo che qua ci sarebbe, non so come mai non si vede il resto del browser, ci sarebbe la possibilità di verificare la tracciabilità, di verificare quali sono eventuali allergeni presenti nel prodotto. Quindi vado a fare proprio un racconto del piatto. Cliccando sulla tracciabilità, vediamo se adesso riuscite a vedere qualcosa in più. Sì. Io qua vado, la tecnologia messa a disposizione, qui ho la piattaforma, il sistema va a chiamare, a interrogare, a ottenere quei dati di tracciabilità che, come vi dicevo, sono stati inseriti e gestiti non da Tabonu, ma da chi ha prodotto i curorgiones per Tabonu. Quindi si vanno a ottenere tutta una serie di informazioni come una mappa che mostra la provenienza, una data di scadenza, altri attributi legati alla tracciabilità, appunto al percorso che ha fatto, alla produzione, addirittura le materie prime e le provenienze. Adesso non so se le vedete tutti, però... Sì, sì, le vediamo. Esatto. Le vediamo. Quindi c'è un elenco di queste cose qua. Quindi viene trasmesso in totale trasparenza al consumatore queste informazioni, che sono sicuramente un qualcosa non standard, non usuale magari da trovare nei ristoranti. Quindi c'è anche una trasparenza, una valorizzazione da parte dell'imprenditore di far vedere quello che è il suo know-how e quello che è la sua filosofia. In aggiunta, tornando indietro, si può, come avevamo visto prima, ovviamente sfruttare poi, in uno scenario in cui magari non sono seduto al ristorante, le funzionalità di delivery. Quindi la piattaforma diventa un, io chiamo normale perché ormai tutti quanti siamo abituati a conoscerlo, un normale e-commerce dove posso gestirmi le mie ordinazioni in maniera molto semplice, gestire se voglio fare un ritiro, una consegna, avere tutta una serie di cose e completare un ordine in maniera semplice e deliberate. Quindi un'unica soluzione, un'unica tecnologia resa semplice che va a creare valore aggiunto e sicuramente crea uno scenario nuovo, ma che probabilmente sarà molto diffuso nel futuro e darà la possibilità, come dicevo, alle persone che hanno una competenza, che sanno fare un mestiere che è l'imprenditoria o la ristorazione, di valorizzare ancora di più quelle che sono le loro attività. Ovviamente noi oggi abbiamo parlato di Tabonu e dello scenario di Antonello. Chiaro. Questi servizi e questa tecnologia ovviamente sono disponibili e sono utilizzati anche da altre realtà. Mi ha richiamato perché ho visto un'icona lì prima, nella schermata prima, perché una cosa bella di questa realtà è che poi, cioè, la tecnologia esiste già, bisogna solo mettersene a connetterla, ok? Di nuovo, no? Quell'immagine dove c'era il professor Carrella, non bisogna reinventarsi la ruota rotonda. Ecco, lì c'è un'immagine, ok? Per cui se clicchi sull'immagine che è Messenger, c'è un chatbot con cui interagisci, con cui puoi avere proprio un'interazione, ti puoi fare una prenotazione, puoi chiedere il cibo, no? Sono tutti componenti, è un puzzle. Di nuovo, io uso sempre questo mantra, la matrice digitale. Cioè esiste già tutto ed è qui la bellezza della visione sistemica. Ognuno di noi si deve mettere insieme con la propria competenza per costruirlo ed è fatta.
Non bisogna realizzare un sistema di nuovo monolitico, no? Cioè, questo ci sta insegnando, no? Ci sta insegnando questo virus che ha impattato nelle nostre vite pesantemente. Ci sta ricordando, guardate che siamo un sistema complesso. Un sistema complesso di persone connesse. Questo. E, allora, interromperei la condivisione dello schermo, così ci rivediamo, perché ci sono alcune domande. La prima, in verità, Antonella, non la capisco in pieno, forse perché sto leggendo in diretta, quindi se vuoi falla pure tu. Comunque, Antonella domanda, molto belli gli esempi di tecnologia applicata alla competenza delle microimprese. Mi sento coinvolta. Ci sono altre realtà al di fuori dell'alimentare che rispetto e che apprezzo? Però vado alla domanda successiva, Antonella, perché non, oppure se qualcuno l'ha interpretata risponda pure. Tommaso, e poi dopo c'è Antonio. Tommaso domanda, che impegno è richiesto alla filiera per mantenere la tracciabilità aggiornata? La filiera poi è contenta di mantenere aggiornati questi dati? Ok. Ma provo a rispondere io. Chiaramente, come dicevo, gli scenari risulta vincente e innovativo se le persone credono nella tecnologia, cioè nel senso se le persone sono disposte ad accettare che la tecnologia valorizzi quello che è il loro lavoro. Quindi noi riteniamo, è chiaro che dietro questo tipo di soluzione ha più appeal su delle filiere consapevoli, delle filiere che, in cui la valorizzazione del loro prodotto è un elemento di valore aggiunto. Allo stesso tempo riteniamo che comunque il diffondersi di questa cultura, di questa conoscenza, porterà in breve tempo le filiere a non potersi, diciamo, sottrarre magari dall'utilizzo, comunque dalla comunicazione di questo tipo di informazioni e trasparenza. Vorrei aggiungere un bit su questa cosa qui, dicendo che è chiaro che, ancora una volta, no, la tecnologia, pensiamo all'internet delle cose. L'internet delle cose riesce a automatizzare certi processi di tracciabilità, no? Perché se noi abbiamo delle sonde in determinati posti possiamo avere un'informazione all'origine, cioè l'informazione non deve necessariamente essere imputata manina su un campo, ok? Può essere letta, scansita o addirittura un sensore la notifica, cioè se voglio sapere se quella coltivazione lì di patate ha un terreno irrorato, eccetera, lo posso sapere in automatico. Quante volte è stato bagnato quel terreno? Domanda. E ho delle sonde che lo fanno, no? Okay. L'internet delle cose aiuta molto anche tutto questo processo, quindi ti facilita la vita poi. È chiaro che bisogna avere quel pensiero lì, no? Del dire, c'è qualcosa che mi facilita la vita e mi abilita nel business? Però come dicevi prima, più che una domanda, ormai è una condizione sine qua non, quasi, fra poco, nel senso sono costretto a utilizzare la tecnologia in un certo modo. Poi mi piace perché non volendo, veramente ci siamo agganciati al tema dell'e-commerce che affronteremo dopodomani, dicevo, con Niccolò Forcellini e Filippo Bacciocchi alle 2:30, orario strano, ma abbiamo voluto provare degli altri orari, visto che adesso cominciamo ad aprire e finalmente cominciamo un pochettino a uscire. E c'è già voglia di, ecco, sono aumentate le domande, di mangiare, perché Antonio avrebbe voglia di provare la cucina sarda e vorrebbe averli domani sera a cena a Rimini, ma temo non sia possibile, Antonello, giusto? Perché consegna da Milano. Purtroppo ancora no, esatto. Però ci arriviamo. No, secondo me, aggiungo una cosa io, perché la parte centrale è non rimanere arroccati sulla cosa che avevamo prima, no? Come hai dimostrato tu bene, Antonello. No, avevi fatto un modello, ci hai lavorato sopra un anno, però sei stato capace di rimetterti in gioco. È quello che se tutti facciamo un pochettino, anche facendolo insieme, chiaramente si trova poi l'opportunità, no? Come può nascere adesso questa cosa, come ne nasceranno altre sicuramente. Quindi assolutamente. Ok, intanto abbiamo altre domande. Antonella chiedeva altri esempi al di fuori del comparto alimentare, ma c'è poco tempo, non uscirei da lì. Federico, la tecnologia immagino sia la blockchain o comunque una tecnologia simile alla blockchain, e gli usi sono veramente innumerevoli. Però ne approfittiamo, Gianluca, magari se vogliamo mettere i link di email, LinkedIn e siti, così sì. Antonella, se ritiene, può contattare direttamente le persone e continuare il dialogo anche più avanti. Fra poco passo la parola a Tommaso, anzi la passo subito. Tommaso, se vuoi fare una domanda, Tommaso Monaldi, puoi aprire pure il microfono e intervenire direttamente. Ok, grazie. Buonasera a tutti innanzitutto. Grazie a te. Sì,
Infatti è un tema che io sento anche vicino a me in qualità di comunicatore, e la mia domanda era questa. Ho visto appunto che, essendoci un legame di filiera che è fondamentale, e questo legame di filiera obbliga appunto la filiera ad avere una certa alfabetizzazione tecnologica e una voglia di linkarsi a questa tracciabilità dei dati. Quello che ho notato è che viene fuori a volte, spesso, che questa alfabetizzazione, i piccoli che hanno prodotti veramente genuini, non ce l'hanno. Mentre chi è più organizzato e quindi non ha i prodotti genuini, ce l'ha. E quindi l'imprenditore che vuole il cibo genuino nel suo locale tracciabile fa fatica a trovare la filiera che rispetta questi requisiti. Quindi da comunicatore vedo subito, appunto, parliamo di realtà locale, no? Delle opportunità che si creano. E la mia domanda appunto è questa: c'è qualcuno che si sta occupando di questo? Cioè di alfabetizzare i piccolissimi per riuscire a metterli in questa rete per poi creare un'offerta verso chi, come l'imprenditore che abbiamo visto adesso, vuole fare la differenza, vuole cercare strade alternative permesse grazie al digitale. Ma, perché questa, se non c'è, è una startup interessantissima, per esempio. Esatto, ma mi viene da dire, mi prendo la parola io perché ho visto Tommaso che hai dato la disponibilità a partecipare al gruppo degli esploratori, no? Mi fa piacere che vederti sempre presente a questi incontri, e un po' sta anche dentro questa, le indole di questi incontri, no? Perché vogliamo generare link e vogliamo generare questa tipologia di considerazione che tu hai fatto, perché già essa è un'opportunità, ok? Perché facendola insieme ognuno mette proprio pezzo, la propria competenza, come ha detto benissimo Giuseppe, che condivido, e insieme riusciamo a costruire qualcosa dove ci porta una crescita, ok? Perché effettivamente anche qui in città a Rimini, dove abito io, ho visto gente che vende il pesce piuttosto che l'alimentare, piuttosto che nella moda, anche ho avuto un esempio ieri di un negozio di scarpe che ha cambiato completamente, è passato tutto su WhatsApp, e sta generando una modalità totalmente diversa, però ha dimostrato di mettersi in gioco. Sicuramente molto interessante questa cosa, Tommaso, ce la puntiamo, perché i link sono quello che ci interessa anche creare. Sì, se posso rispondere brevemente, perché Tommaso ha fatto una domanda sicuramente molto interessante. La tecnologia, per capire come arrivare ai piccoli, lo scenario che abbiamo fatto vedere, la tecnologia, lo strumento di gestione della tracciabilità è utilizzato, diciamo, da un piccolo, perché i produttori che collaborano con lo scenario Tabonu non sono realtà industriali, sono piccoli imprenditori, piccoli artigiani che utilizzano lo strumento tecnologico, che appunto il nostro obiettivo è renderlo il più facile possibile e fruibile anche da questa realtà. Sono d'accordo con te, Tommaso, che la parte importante è comunicare, cioè deve ancora arrivare alla massa, alla maggioranza di questi piccoli imprenditori, piccoli artigiani, il messaggio che non è solo la grande industria che può sfruttare la tecnologia e i benefici della tecnologia. Ormai anche piccolissime realtà possono, anche con costi ovviamente proporzionati a quelli che sono i loro scenari, assolutamente, perché ormai anche la tecnologia da questo punto di vista raggiungibile da tutti, possono utilizzare la tecnologia, e la tecnologia può essere per loro molto semplice. È importante riuscire a diffondere ovviamente questo messaggio, far arrivare questi concetti a tutti quanti. Quando la cosa, aggiungo proprio di nuovo ancora un bit, è l'abilitazione al business, è il segreto, perché quando io posso con un click o visualizzando un QR code sapere che esiste un produttore di formaggio di Monastir e che mi è piaciuto tanto, io glielo compro subito. Cioè quel signore di Monastir da me non sarebbe mai arrivato. Mi ha connesso un pezzo di software che parla con le cose, che sta a governare una filiera, oltretutto in una logica proprio molto molto dinamica, neanche monolitica, e che consente a me quindi di acquistare non solo il Coulur Jones, ma poi di andare a comprare il formaggio da chi produce il formaggio. Di nuovo, no? Rispettare le capacità dell'ognuno, in modo tale che ognuno possa fare il proprio business. E insieme si cresce.
No? Corretto. Dalla domanda di Tommaso viene fuori naturalmente che manca la parte della formazione delle persone nell'avvicinarsi alla tecnologia. Quella è una parte che non credo possano fare in questo caso qui i due attori in gioco, ma devono subentrarne degli altri. Però una domanda sulla comunicazione in più c'è da parte di Antonella, della penultima, e poi andiamo verso la chiusura, che è: su quali canali avete promosso questa iniziativa qua? Solo online o anche offline, o avete pensato qualcosa di particolare? Antonello, credo. Allora, diciamo che per adesso ancora non è stato lanciato, abbiamo creato soltanto banalmente i primi profili social, perché in realtà la campagna partirà in maniera molto forte non appena il ristorante aprirà. Abbiamo deciso di non anticipare particolarmente anche con una spinta digital, proprio perché comunque vada... è una startup, delle operation vanno portate a casa. La mia esperienza appunto mi insegna questo, però ne sentirete parlare, posso dire questo. Bello, bello. Niente teaser, niente anticipazione, ma sarà una bella sorpresa per i milanesi, poi speriamo anche per gli altri. Ricordo domani alle 18, non posso dire quello che ha fatto perché ormai ci siamo dati questa regola, ma domani abbiamo Jose d'Alessandro, veramente, lo dico alla romana, tanta roba con 4B, e alle 18 su complessità e trasformazione, cioè sul futuro che andiamo a vivere. Chiudo con una domanda a Giuseppe. Ci vuoi consigliare un libro? E se sì, perché? Puoi anche non consigliarlo. Ma io lo consiglio con piacere, perché sono vorace. Fondo una porta aperta con te. E secondo me in questo contesto, e soprattutto in questa specificità di cui abbiamo parlato oggi, è Feel the Fear, Do It Anyway. Cioè, senti la paura, ma fallo comunque. L'autrice è Susan Jeffers, una signora, un'imprenditrice, una manager, che ahimè è morta qualche anno fa. Libro bellissimo. Feel the fears, do it anyway. Senti la paura, fallo comunque. Cioè, sia in inglese che in italiano. Mentre chiudo, ti chiedo di scriverlo in chat, perché mi sono già arrivati messaggi in privato che ha detto. Lo metto io. Lo metti tu, Gianluca. Ok? Lo metto io, sì. Grazie. Okay, abbiamo sforato un po', ma l'argomento meritava, e ringrazio veramente della disponibilità Giuseppe e Antonello e Federico, ringrazio per le domande e ripeto, domani alle 18 un grandissimo appuntamento con Jose ed Alessandro. E basta, Gianluca, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti salutiamo tutti. Sì, no, siamo arrivati un po' lunghi, va bene, così cerchiamo di rispettare gli orari. Ringraziamo tutti, ringraziamo Federico e Antonello per essersi messi a disposizione e Giuseppe per darci sempre delle ispirazioni anche molto preziose. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao, grazie.